As always, the winner. Gran Prix oggi for the second semifinal in the heavyweight division. 2000 bambini per il torneo Kim Liu, altra grandissima iniziativa. Iniziativa proprio la federazione. L'obiettivo della federazione è unire il presente e il futuro a Roma. Ida Ben, of course, into that final. Just to let you know some of the other matchups that are coming up. We've seen real close affairs. Il torneo Kim Liu internazionale, ricordiamo, 2000 bambini, che poi saranno i futuri campioni Alexandra Kowalczyk in this last semifinal. Stanno facendo il loro ingresso sull'ottagono, sul tatami, le due atlete dell'ultima semifinale della 67 donne, Alexandra Kowalczyk dalla Polonia, 22 anni. A close one in the end. E arriva adesso invece Costa Briseida. Briseida sta per Brigida. Sì, vogliamo tradurre così il nome di Briseida. La prima è quinta nel ranking olimpico, la Costa invece messicana è ottava. Ricordiamo che la messicana ha eliminato la nostra azzurra Laura Giocomini contro la pari. Questo è un vero peccato per la nostra azzurra. Poi il discorso fatto in precedenza per gli atleti turchi nella prima categoria, la messicana Briseida deve lottare anche con il suo rivale per eccellenza, ce l'ha in casa, che è la Espinosa, una vera leggenda per il taekwondo messicano. Anche qui si innesca l'aspetto psicologico di questo sport. Il tuo obiettivo, l'Olimpiade, l'obiettivo soprattutto quello che vediamo, si scontra a volte anche gli avversari che hai in casa. Va a terra la Kowalczyk. Si blocca sull'incontro una messicana. Questa si porta sull'1-0. C'è una richiesta di video replay, probabilmente il coach polacco sta chiedendo un intervento di video replay, perché la polacca è cascata, ma perché l'atleta messicana ha trattenuto la gamba. E ricordiamo che il cartellino blu esposto dall'arbitro in questa circostanza non è un'ammunizione, è proprio la richiesta dell'istituto. Sì. L'ufficializzazione. In questo caso dice l'atleta blu ha chiesto il video replay. Vediamo il replay, vediamo l'azione. Tactics and strategy obvious from Kowalczyk. She's got that physicality. She's a very strong fighter. Non sembra che la messicana abbia aggrappato la gamba, quindi credo verrà confermata la decisione dell'arbitro. E qui diamo lo sguardo anche noi a quello che stanno osservando i tecnici. Oddio, da quella prospettiva è forse difficile. È un po' difficile. Yeah. Be treated to a few more of that one, but early in the first, as you can see, what's the pronouncement? Yeah, video replay card gone. Coach maybe got a little bit excited there. The game job to go the other way, but card is pocketed. Acosta has the lead. La prima ripresa della seconda e ultima semifinale della categoria più 67 donne qui al Gran Prix di Roma. Una grandissima festa dello sport, una grandissima giornata. Plenty of them down the years as Kowalczyk lands a little push kick in the inside there. Punch from a long distance from the pole. Keeping her head back as Acosta. La Kowalczyk si è portata sul 2-1. Of course, Maria Espinosa, well known in the Mexican fighting trade and indeed the world championship level. But you're in there as Acosta, she's in plenty of time to train and work alongside someone like that with all that experience. It's got to help. Non conta che ci sia il punto meno, se c'è la botta e basta. Ovvio. Big time. La polacca sembra fisicamente più predisposta alla vittoria. La messicana più piazzata sicuramente, forse più lenta, ma l'altezza della polacca anche in questo caso potrebbe fare la differenza. Tiene bene la distanza. Attacca anche con una maggiore insistenza. Adesso si incrociano due calci laterali, si incastra il braccio della Acosta sotto la scella della coach. Ci fosse stata volontarietà nel trattenere sulla scella, sempre sul 2-1, 33 secondi al termine della prima ripresa. Aveva il pugno della Acosta,
as we move towards the last 20 seconds della Kovalchuk. A fast paced first round. Il vantaggio 2-1, la risposta della Kovalchuk, altro destro, anche questo vuoto. Fiammate di un incontro che vede in questo momento la trava polacca 22enne in vantaggio. Sta prendendo le misure la polacca, si avvicina tanto alla testa della avversaria, credo che tra poco vedremo. 2-1 in favor of Kowalczyk. Finisce così una prima ripresa. You've been in this position before. Are you aware of who's in the final? Do you care? Do you just focus on what you're doing in this moment? Qualcosa di buono l'abbiamo visto, si è lavorato tanto con i pugni, qualche buona tecnica con i calci, sostanziale equilibrio, l'impressione però che la polacca abbia qualcosa di più, e tecnicamente e fisicamente. Sì, credo che mi rivedrete come allenatore, ecco. Se tutto va bene come allenatore mi rivedrete sul tatami, sarò felicissimo, diciamo, di portare qualche bel ragazzino a un altro risultato. Questa è una notizia ufficiale, la stavi maturando da diverso tempo. Beh, allora da adesso in bocca al lupo per quello che c'è, grazie, e magari continuo a fare commentatore, perché se mi invitate è sempre un piacere parlare di quando assolutamente è anche molto molto divertente, possiamo dire, è davvero spassoso, poi cerchiamo di fare un po' i seri, di raccontare le cose dal punto di vista tecnico in modo molto preciso, raccontare quello che succede, però pure power all the way through, you've got to pick your moments. Assolutamente. Prova con una serie di calci la messicana Costa a riaprire l'incontro, che resta aperto, almeno a ribaltarlo, perché siamo già nel secondo round. Deve dare qualcosina di più con quelle lunghe leve, la Kovalchuk la tiene a distanza, prova con il destro a entrare nella corazza rossa. Si ricomincia, niente da fare per la Costa, deve trovare il guizzo giusto. Credo sia difficile, considerando l'altezza, provare a entrare al caschetto dell'avversario, cioè, non può fare perché lo sa fare, però non è facile per lei. Ci ha provato pochissimo, sono allenati, diciamo, a farlo, però nel frattempo è tornato in parità, si è portata sul 2-2 la Costa, l'ha fatto con una penalità, la seconda, entrambe a carico della Kovalchuk. Si tocca il gomito sinistro, però è tutto ok, può continuare serenamente il suo incontro. Osserva l'avversaria che intanto attacca con il laterale destro. Il laterale destro, la gamba diventa una linea retta, così come nel calcio frontale. Si va a colpire, caso il laterale, con il tallone, ma anche con la parte esterna. Yes, indeed, and Kowalczyk is one of those fighters. Plenty to think about for the pole as we proceed towards the last 15 seconds. Neither fighter overcommitted, good back leg attempt. Una manciata di secondi al termine del secondo round. Kowalczyk si difende, excellent stuff here, attaccare, in the female heavyweight division. Altrettanto as we creep towards the last vestiges of this second round. Time is up. Ci aspettiamo anche in questo caso, la chiamata che dovrà decidere questa ultima semifinale. Vediamo chi vuole vincere, chi vuole andare in finale. Ricordiamo che la polacca l'anno scorso ha vinto loro, quindi magari Roma gli porta bene, vediamo. Visto che certo che diventerai coach, a questo punto da coach, come abbiamo fatto nei precedenti incontri, cosa diresti all'una e all'altra? Allora, alla polacca probabilmente chiederei di essere un po' più precisa, mentre alla messicana, essendo un po' più bassina della polacca, chiederei di lavorare tanto con lo step e inquastrare magari un bel pugno, mandando a fuori tempo la treda polacca. Yeah, adaptability, the hallmark of the champion, as you say. New rules, commonplace, but who's going to rule the roost in this one? Adjustment of the head guard. Who will adjust their game plan to full effect here? Tied up at 2-2. Kowalczyk coming forward, good power from the pole. Va subito sull'acceleratore la Kowalczyk, prova a colpire il caschetto rosso.
e la Costa, Reseda, Costa non riesce a trovare il composto. Nice back kick round the corner, attenzione da parte della Costa che sta per uscire fuori dal tatami. Non succede, riesce a restare dentro. Ricordiamo che il piede deve uscire completamente fuori. Sembra che Luna stia aspettando la mossa del la Costa, che intanto aveva messo il punticino del... È stato proprio un incastro quello che avevo detto prima. È andata in clinch. I'm sure you're on the chance every time you mention it. L'ha presa in testa. È una taekwondo in da clinch, diciamo così. Ah, no, il contatto corpo a corpo. Adesso prova quasi ad imitarla la coach, perché un altro punticino l'aveva messo a segno. Siamo sul 5-3. Poco più di un minuto al termine della terza e ultima ripresa. Executed and a perfect time to do it as well. Off time, halfway through the round, Acosta goes again. Kowalczyk will need a head kick of her own. Good punch. Deve dare qualcosina di più. No love from the judges, but it will give. È nelle sue corde, è nelle sue gambe, e nelle sue leve che sono molto lunghe. This is now the game. E arriva infatti la Kowalczyk. Entra dentro con il suo calcio, si porta sul 6-5. 40 secondi al termine, o poco più. E la Costa ancora, è un continuo ribaltare la situazione. Bravo, bravo, bell'incontro. Adesso è diventato davvero molto più interessante, ma ce l'aspettavamo, era normale che fosse così. 8-6 per la Costa, entra un altro pugno. Lo vuole trasformare in un incontro di pugilato, ne ha messi diversi. Sono andati a buon fine, è andato a buon fine l'ultimo, però... Esatto. Però attenzione, 8-7, siamo lì, 20 secondi al termine, la fase più importante di questo incontro, altro cazzotto della Costa, un montante destro, più un gancio destro in realtà, un montante difficile vedere un secondo. 8 pari, è arrivato il pareggio, 7 secondi al termine, sento aria di golden point. Eccolo, è arrivato. Sarà il quarto, ultimo e decisivo round a decidere chi tra la Kowalczyk e la Costa se andrà in finale nella categoria più 67 donne. Bellissimo terzo round. Bellissimo, sì, fantastic fight and great to have your analysis here with us. Obviously, this is the semi-final stage. The finals are coming.